Ed eccoci giunti a questo sesto giorno della nostra novena dell'Immacolata. Oggi meditiamo e ci fermiamo su Maria, donna di frontiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale si è degnato di nascere dalla Vergine Maria. Benedetto nei secoli il Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci mettiamo ora in ascolto. Della parola del Signore e lo facciamo prima ascoltando questa orazione. Preghiamo. Dio fedele, che nella Beata Vergine Maria hai dato compimento alle promesse fatte ai padri, donaci di seguire l'esempio della figlia di Sion, che a te piacque per l'umiltà e con l'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché re Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea, Archelao, al posto di suo padre, Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Dagli scritti di San Massimiliano Colbe. Maria, per il fatto di essere la madre di Gesù Salvatore, è divenuta la corredentrice del genere umano, mentre per il fatto di essere la sposa dello Spirito Santo, prende parte alla distribuzione di tutte le grazie. Dagli scritti di Don Tonino Bello. Santa Maria, donna di frontiera, noi siamo affascinati da questa tua collocazione che ti vede nella storia della salvezza perennemente attestata sulle linee di confine, tutta tesa non a separare, ma a congiungere mondi diversi che si confrontano. Santa Maria, donna di frontiera, mettiti al nostro fianco perché abbiamo bisogno di te, perché la speranza abbia il sopravvento. Santa Maria, donna di frontiera, c'è un appellativo dolcissimo con cui l'antica tradizione cristiana, esprimendo questo tuo stare sugli estremi confini della terra, ti invoca come porta del cielo. Ebbene, nell'ora della morte, come hai fatto con Gesù, fermati accanto alla nostra solitudine. Sorveglia le nostre agonie. Non muoverti dal nostro fianco. Sull'ultima linea che separa l'esilio dalla patria, tendici la mano, perché se sul limitare decisivo della nostra salvezza ci sarai tu, passeremo la frontiera, anche senza passaporto.
Un'altra voce, quella di oggi che abbiamo ascoltato nel proporci gli scritti di San Massimiliano Kolbe e di Don Torino Bello che ci stanno accompagnando in questa novena. Chiudiamo questo momento di preghiera con la benedizione. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. A domani. Se io fossi poeta, scriverei di te le cose che nessuno ha detto mai. Dell'arte avessi il dono, io rapirei la luce per poter disegnare gli occhi tuoi. Se grandi avessi le ali, le scioglierei nel volo. Per arrivare in alto fino a te, madre dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera, tu, madre dolcissima, consola queste lacrime, ascolta chi parole più non.